Dio benedica la gravel, anzi i produttori di biciclette dovrebbero accendere un cielo alla Madonna. Perché vi dico questo? Perché i produttori dovrebbero accendere un cielo alla Madonna? Perché il ciclismo, chiamiamolo così, da strada, quello con le biciclette da competizione, sta diventando un qualcosa di molto elitario. Guardate quanto costano le biciclette. Raramente si riesce a trovare qualcosa di buono, a meno che non si vada sulla grande distribuzione come Decathlon, intorno alle 1000 euro. I grandi produttori stanno spingendo sempre su componenti molto ma molto competitivi, e questo si traduce anche in un aumento spropositato, quasi immorale, dei prezzi di una bicicletta. Non voglio fare polemica, voglio soltanto dire che la gravel, le nuove biciclette gravel, l'ondata gravel che ormai è inarrestabile dai primi anni 2000 ad oggi, ha regalato una spinta di entusiasmo incredibile. Il ciclismo su strada era ormai asfittico, tutti depilati, tutti concentrati solo e soltanto sulla competizione, con i migliori componenti sulle proprie biciclette, biciclette che costano, sommando tutto, dall'abbigliamento, dalle scarpe, ciclo computer, quanto una piccola utilitaria. Ecco, in questo la gravel ha aiutato, ma soprattutto il punto di vista è cambiato. Cioè, con la gravel si è riscoperto il ciclismo lento, il ciclismo dei lunghi viaggi, il ciclismo divertente, cosa che con le biciclette da strada stava diventando impossibile, perché il ciclismo da strada, diciamocelo, sta diventando molto ma molto snob, molto ma molto elitario. A confermare quanto vi sto raccontando ci sono anche le vendite. Le grandi case produttrici di biciclette vendono tendenzialmente molto prima, molto meglio e molto più velocemente, e anche in quantità maggiore, scusatemi, le biciclette gravel. Proprio perché la gente è questo che vuole, cioè il ciclismo su strada, il ciclismo da competizione si è un po' appannato con questa copertina di super competizione, di super estremismo, che, devo essere sincero, non piace a tutti, non piace nemmeno a me. Ed è per questo che molti acquirenti oggi come oggi comprano una bicicletta gravel. Sono molti i motivi per cui viene comprata una bicicletta gravel. Si pedala su queste strade, non ci sono macchine, è molto più sicuro, e si può viaggiare anche in modo, diciamo, più naif. Non c'è bisogno di licra, di depilarsi, di essere, ecco, snob. Io ne vedo tantissimi anche sui social, di questi ciclisti che raccontano un ciclismo che non piace più a nessuno, un ciclismo troppo ma troppo elitario, come se fosse un club. Ecco, il bello della gravel è esattamente questo, è che rompe questo meccanismo, che è anche un po' ridicolo e, a mio modo di vedere, anche un po' stupido, e permette a tutti i ciclisti di pedalare come quando eravamo bambini, sulla ghiaia, sporcandosi, senza magari l'ossessione di depilarsi, senza il com. Ecco, è per questo che i grandi produttori dovrebbero, secondo me, accendere un cielo alla Madonna. E guardate, se non ci fossero state le gravel, probabilmente la produzione di biciclette come la conosciamo noi su strada probabilmente sarebbe andata in crisi. La gravel permette ai grandi distributori, ai grandi produttori, di prendere una boccata d'aria, ma soprattutto permette di vendere, perché le biciclette da strada hanno raggiunto ormai dei prezzi, ma non solo dei prezzi, sono anche molto ma molto tecniche, sia nella componentistica che nella loro forma. Non è da tutti viaggiare su una bicicletta che ti estende in modo incredibile la schiena, non è da tutti comprare biciclette da 8 o 7.000 euro. Con le biciclette gravel è tutto diverso: posizioni più comode, posizioni più rilassate, posti fantastici come questo, nessuna macchina, ma soprattutto tanto divertimento e anche molto ma molta meno spesa. Ok fringuelli, io finisco il mio giro, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento e alla prossima, ciao!